rispetto che diamo a delle donne medesi che si sono rese straordinarie nel loro percorso di vita. Abbiamo fatto una scelta, premieremo questa sera 9 donne, partiremo con quello che è stato, perché ci sono 3 premi alla memoria, per arrivare fino a guardare il futuro con occhi diversi. Allora, questa ricorrenza dell'8 marzo in realtà è solo un'occasione in più per riconoscere l'immenso valore di noi donne. È una festa che è arrivata dopo tanta fatica, dopo tante battaglie che le donne che ci hanno preceduto sono riuscite a conquistare. Oggi siamo certe che ci saranno altre donne che continueranno queste battaglie. Questi sforzi sono arrivati in realtà per affermare quello che è il rispetto e la dignità della donna e arrivare quantomeno al raggiungimento della pienezza dei diritti politici e sociali delle donne. C'è ancora moltissimo da fare, in realtà soprattutto in campo lavorativo, però siamo fiduciosi che col tempo si arriverà davvero alla parità tanto sognata dalle donne. L'8 marzo, prima ancora di essere una giornata di festa, deve essere una giornata di impegno. Una giornata di impegno per sentirsi partecipi di un progetto comune. Le donne hanno cambiato la nostra società e la nostra politica e sono certa che in futuro saremo in grado di fare sempre meglio. Io devo ringraziare il sindaco che è qui con me, che poi ci raggiungerà per la premiazione, ma soprattutto l'assessorato alla cultura, anche se lui non vuole che io dica questa cosa, ma è stato un contributo fondamentale. Quindi tante grazie all'assessore Mariani per aver realizzato con me questo importante video. Non ci sono solo donne straordinarie, ma anche uomini che collaborano per arrivare a grandi risultati. Inizieremo appunto con questi riconoscimenti. Come vedrete abbiamo fatto una scelta un po' nuova, non ci sono le classiche targhe che sono sempre state consegnate come riconoscimento. Abbiamo fatto una scelta diversa, consegneremo a queste donne straordinarie una rosa stabilizzata. Per chi non la conoscesse è un fiore fresco, reso stabilizzato appunto da un procedimento particolare. Questo mantiene inalterata la bellezza e il colore della rosa. Abbiamo fatto questa scelta perché siamo sicuri che così come la rosa non si adirà certo il ricordo di quanto di buono è stato fatto da queste donne straordinarie. Vi racconto un aneddoto prima di iniziare con le premiazioni. Ho telefonato personalmente, se non alle donne che premierò, ai parenti, e tutti loro si sono stupiti della telefonata. E le donne stesse mi hanno detto di non meritare questo premio, che forse per loro era troppo questo riconoscimento. Credo che questo dimostri ancora di più quanto siano meravigliose. Direi che possiamo iniziare con la premiazione vera e propria. Allora, partiamo con sindaco, mi raggiunge anche più così, insieme all'assessore. Abbiamo due valletti uomini d'eccezione. Allora, partiamo con il primo premio che consegneremo alla memoria. È un premio che ricorda una persona, i nomi li farò alla fine. Sicuramente tutti voi conoscerete e avete conosciuto questa persona. È assai difficile non conoscerla. Chi ha vissuto a Mela se la ricorderà sicuramente per le sue grandi camminate. È stata una protagonista del nostro volontariato, è stata la presidente del gruppo volontari medesi, è stata una donna determinata, instancabile, caparbia, impegnata nel sociale, con uno sguardo sempre rivolto verso gli altri. Io ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente e l'età anagrafica in realtà non le rendeva giustizia, non era quello spirito che in realtà era sempre molto più giovane. Ho ricevuto e ho parlato anche con la nuova presidente, con chi ha collaborato con lei, ho ricevuto solo attestati di stima. Sto parlando di Anna Villa. Ritira il premio.
per riconoscimento a nome di Anna. Lei sapeva benissimo che continua, noi cerchiamo di continuare il messaggio che lei ci ha lasciato e speriamo di riuscire a raggiungere la stessa, gli stessi obiettivi, anche lo stesso sistema che aveva lei. Noi abbiamo tantissima buona volontà. Siamo sicuri che il gruppo volontari medesi porterà avanti il lavoro di Anna. Passiamo a un secondo premio alla memoria. È una persona che si è prodigata per circa un decennio per il movimento per la vita. È stata una donna caratterizzata da grande umanità, generosità, soprattutto discrezione. È stato un punto di riferimento per tutte le persone che hanno collaborato con lei. Ha collaborato anche con gli amici del seminario ed è stata un riferimento per le mamme e per le future mamme. Non vedo la famiglia, probabilmente c'è, perfetto. Sto parlando di Angela Vigano Proserpio e sono molto felice di consegnare questo premio al figlio e al marito. Io sono marito. Continuiamo col terzo premio alla memoria. È una persona che io ricordo con molto affetto. È stata maestra di tanti di noi. Nella scuola romana 23esima. E successivamente alle Garibaldi avevo fatto una promessa alla famiglia che mi sarei emozionata, ma non ci ho fatta. Dedicato la sua vita ai bambini, è riuscita ad educarli con varie iniziative, con il disegno, con l'uso dei colori, i canti, le recite, lasciando un ricordo indelebile nei bambini e nelle loro famiglie. Esatto. Scusate. Diciamo che c'è un sentimento e la commozione è dedicata a un sentimento di estrema gratitudine e ricordo affettuoso per chi l'ha conosciuta. Una piccola nota, anche se so che la famiglia non capisce che io lo dica, ma questo denota quanto sia straordinaria. Quando il Signore l'ha chiamata a sé, ha deciso di donare parte del suo patrimonio alle associazioni medesi. Sto parlando di Giulia Mastrani. Mi scuso per la commozione che ha iniziato la sua sorella. Thank you.
anche mio fratello Golfo, lei è felicissimo, e la cosa più bella è che Giuliana avrebbe apprezzato molto questo riconoscimento, perché per lei non era un lavoro ma era una missione. Nel viso di ogni bambino che incontriamo. Se per noi sei una mamma, per ogni bimbo sei una nonna. La nonna dove andare quando la maestra sgrida. La nonna piena di coccole e di vizi. La nonna che insegna il rispetto, l'altruismo, l'amore verso gli altri, ma soprattutto l'amore verso Dio. Potremmo scrivere pagine e pagine su di te, ma ciò che ci sentiamo più di tutto di dirti è grazie. Grazie perché sei il dono più bello che il cielo potesse donarci. Grazie, Suor Costantina. A me ha sempre fatto bene un pensiero scritto da lui a degli amici, e lo leggo. L'unica ricchezza che tutti possediamo e che possiamo donare è quella di voler bene. Poi il fare del bene diventa una necessità e una dolcezza
Tutto il resto, credetelo, sono parole e passano. Solo la carità resta, scusate, e sarà la nostra ricchezza nella vita a venire. Questo è un piccolo ricordo che vi lascio e molte grazie al signor sindaco, perché non meritavo mica io tutte quelle cose qua. Perché si fa perché si fa, non perché una ce la mette, per no, si fa per mettere. A volte la mia superiore mi dice andare sempre giù all'asilo, non ce la faccio. Grazie di cuore e grazie alle mie simpaticissime insegnanti che hanno scritto una lettera molto lunga con tante cose. Grazie. Passiamo al prossimo riconoscimento. Allora, la persona a cui assegniamo questo riconoscimento è del 1931, ha 87 anni, fa parte dell'Associazione San Vincenzo dal 1949, da quando aveva 18 anni. È stata sempre attiva in questa organizzazione. È stata volontaria dell'ufficio di crisi quando ci fu l'emergenza di Ossina, quando arrivarono le prime famiglie di migranti. Lei si è prodigata per sostenere soprattutto le mamme, le mogli e i bambini affinché trovassero una dimensione nel nostro paese. Si sono accumulati così, giorno dopo giorno, 70 anni di volontariato puro. È una persona con una profonda sensibilità, io ho avuto modo di conoscerla in un'occasione, è una risorsa sempre presente all'interno dell'associazione, una persona sempre attenta. Questa associazione è ancora molto attiva sul nostro territorio, non ha mai fatto mancare la collaborazione con il nostro ente. Sto parlando della signora Carla Galimberti Motta, ma ritira il premio un membro dell'Associazione San Vincenzo, lo ritira Patrizia Candian, perché la signora ha avuto oggi 38 di febbre, quindi... Non è facile parlare con la signora Motta, perché è lei che ha insegnato a noi a parlare e a fare San Vincenzo. È un peccato che lei non sia qui, perché sono tanti i vincenziani che sono venuti per testimoniarle il loro affetto e la loro riconoscenza per averci fatto vedere la strada. Ecco, lei è malata, per fortuna c'è il signor Castelli che registra tutto, gli faremo vedere questa cosa e speriamo che presto riprenda a fare quello che ha sempre fatto fino adesso. Ok. Bene, proseguiamo con una ragazza un po' più giovane, classe 89, nuotatrice, fa parte del nuoto club di Seregno, da diversi anni gareggia a livello agonistico, ha raggiunto tantissimi risultati, direi eccellenti, ve ne leggo alcuni che ho scritto qui. Nel 2016 è stata campionessa italiana nei 200 vasca corta e vasca lunga e un argento nei 50 metri dorso e un bronzo nei 200 e nei 100 metri in vasca olimpica. Ho sentito il papà proprio questa mattina, perché lei oggi è in gara da vera atleta e ha preso due argenti, è riuscita ad ottenere due argenti, uno questa mattina e uno questo pomeriggio negli italiani. Sto parlando di questa atleta, che è un'atleta diversamente abile,
ma con la sua caparbietà, tenacia e la voglia di arrivare è riuscita ad ottenere grandissimi risultati. Ritirano il premio le sue due sorelle, sto parlando di Francesca Orsi. Italiani di nuoto, anche quest'anno l'età avanza, però due argenti li ha portati a casa, domani altre due gare, speriamo che siano un successo. In ogni caso grazie veramente a tutti, perché questo riconoscimento mi ha pregato, quando gli ho detto se sono fiori li tengo io, mi ha detto no, sono miei. Poi questi che durano molto non abbiamo scuro. Sono infatti i fiori, poi appassiscono, lei ha detto no, sono miei. Facciamo un grande in bocca al lupo a Francesca per le gare di domani. Bene, proseguiamo ancora con un giovane talento, classe 98, 20 anni, membro della compagnia d'archi di Meda, è una figlia d'arte perché ha seguito la passione del papà, ha iniziato a seguirla da quando aveva 7 anni, ha conquistato tanti podi. Nel 2013 ha vinto i campionati internazionali, nel 2014 è riuscita a partecipare con la nazionale alle Olimpiadi invernali in Cina, giovanili, non invernali, scusate. Nel 2016 oro record italiano junior nei 18 metri e oro al campionato mondiale indoor, fino ad arrivare al quarto oro mondiale che è riuscita ad ottenere a febbraio, quindi poche settimane fa, negli Stati Uniti. Sto parlando di Tania Giaccheri. Molto giovane, ma una vera eccellenza medese in uno sport che in realtà è considerato minore, ma lei rappresenta la nazionale e Meda, che non è da poco. Ti lascio il microfono. Io vorrei ringraziare il comune per questa premiazione, perché non me l'aspettavo, siccome si premiano donne che hanno fatto qualcosa di bene per gli altri, io faccio solo qualcosa per me. Comunque vorrei ringraziare. Tutti, grazie. Un sacco di lacrime oggi, a partire dalle mie, devo dire. Meno male che sono tutte lacrime di gioia oggi. Allora, passiamo in realtà a quattro donne, non una sola, ma assegneremo un premio. Parlo del mondo dell'imprenditoria in questo caso. Parlo di queste quattro donne che hanno sulle spalle 50 anni di attività, 25 a guida tutta rosa, tutta al femminile, su un'attività in realtà prettamente maschile, perché loro si occupano di manufatti in ferro, di serramenti, eccetera. Quindi in realtà hanno dovuto faticare più di altri per affermarsi nel campo, perché quello che dicevamo all'inizio, per essere credibili le donne fanno sempre un pochino più di fatica. Un'economia, un mercato non sempre facile, ma con la forza di queste quattro donne sono riuscite a portare avanti l'azienda di famiglia. Diciamo che conciliare i tempi della famiglia, del lavoro, della vita quotidiana ha reso poi queste quattro sorelle un quartetto vincente. Diciamo che la loro sensibilità, la grazia, la preparazione, la competenza nel loro ambito ha fatto di loro una squadra fortissima.
Sto parlando di Daniela, Simona, Vanessa e Viviana Dolce. Grazie, adesso mi commuovo, ce la faccio, e grazie ai ragazzi che lavorano con noi, alle nostre famiglie, ai nostri compagni, ai nostri figli e a tutti voi, grazie. Bene, chiudiamo con uno sguardo rivolto al futuro e con uno sguardo di speranza, perché sto parlando di una persona, posso dire l'età perché è bellissima, la vedrete, quindi di certo non le dimostra. Ha 51 anni, appartiene ad una famiglia abbastanza nota di Meda, ma non è qui in realtà in questa veste. Non parliamo di imprenditoria stasera, ma parliamo di una grande battaglia come solo le donne sono in grado di superare. Questo premio lo assegniamo a lei, che è una donna che ce l'ha fatta, dando un pensiero a chi non è riuscito a superare un determinato momento, ma soprattutto alle famiglie che hanno perso una persona che non è riuscita a combattere. La vita non fa sconti a nessuno e non guarda in faccia nulla quando devono arrivare delle cose brutte. 20 anni fa circa, durante il percorso di questa persona, è arrivata una terribile notizia. La terribile notizia si chiama leucemia. E questa signora ha subito un trapianto e i momenti da superare sono stati difficili, sono stati tanti. Ma da vera combattente, da vera guerriera, ha tirato fuori la grinta, lo ripeto, come forse solo le donne sanno fare, e grazie a un pizzico di fortuna, alle cure che ci sono e a una serie di altre cose messe insieme, è riuscita a dire oggi ce l'ho fatta, è riuscita a superare questo momento. Con questa esperienza ovviamente l'ha segnata, sono cambiate le prospettive, sono cambiate le priorità e ha iniziato a dedicare il suo tempo alla Fondazione delle Malattie del Sangue, che si occupa appunto di ricerca nel campo dell'ematologia. La signora è anche presente sul nostro territorio perché fa parte dell'Unitre, ma questa è solo una piccola nota. Sto parlando della signora Romina Galimberti. Grazie a tutti e spero di essere veramente un esempio per tutte le donne malate. Grazie. Va bene. Per il gruppo. Cosa? Per il gruppo. No. Hanno chiesto la foto di gruppo per chi non l'avesse sentito là in fondo. Io vi ringrazio, questa è solo la prima edizione, noi come amministrazione abbiamo l'intenzione, quantomeno per tutto il nostro mandato, ogni anno di continuare ad assegnare questi riconoscimenti, speriamo entri a far parte della nostra comunità il premio Meda Donna che abbiamo istituito noi come amministrazione. Io vi ringrazio di essere stati qui così numerosi. Vuoi chiudere? No.
certo. Vi ricordo, per chi volesse rimanere ancora con noi, che immediatamente fuori da qui, anche se gocciola ma non lo vedo, abbiamo fatto un tunnel che vi collega al cortile del comune, c'è la possibilità di mangiare qualcosa insieme e parte del ricavato sarà devoluto al Movimento per la Vita, e questa giornata ci sembrava l'ideale per dare un contributo a questo movimento. Successivamente c'è un gruppo di 4 ragazze medesi che allieteranno appunto la serata con il loro concerto di musica leggera, quindi mi fa piacere insomma avervi qui ancora per proseguire la serata insieme. Ancora grazie per essere stati qui e arrivederci al premio Mela Donna 2019. Io faccio una chiusura e un saluto. Quando ci siamo posti l'obiettivo di premiare 9 donne abbiamo detto ma sono tante. In realtà non abbiamo fatto per niente fatica, perché vuol dire che a Mela ci sono tantissime donne straordinarie. All'anno prossimo. Ci siamo dimenticati solo una cosa, sono aperte le candidature, chiamiamole così, per il prossimo anno, quindi eventualmente segnalateci, perché ovviamente non possiamo conoscere tutta la nostra comunità e tutte le realtà, segnalateci, sicuramente ci saranno tantissime altre donne straordinarie da premiare. Certo. Questa festa si è aperta l'8 di marzo, quindi ringraziamo nuovamente l'associazione Palio, dove vedete esposti i quadri delle donne dell'associazione Palio. Ancora grazie all'associazione Palio, al Circolo 20 settembre e alla Proloco che ha dato il via a questi festeggiamenti per la giornata internazionale della donna. Noi abbiamo fatto di più, abbiamo fatto 3 giorni. Ancora grazie di essere stati con noi, alla prossima. Le premiate, foto di gruppo, i giornalisti chiamano. Guardare.